Antonella Biscardi, il Molise si ritrova a ricordare Aldo Biscardi, lo fa con un premio nel quale ci si ritrova l'Ordine dei giornalisti, Lussi, il Corecom, insomma tante associazioni sia professionali e sul fronte sportivo. È un bel momento soprattutto per anche i giovani che si avvicinano al mestiere del giornalista. Sì. Sicuramente è molto importante ed è bello tornare a casa, è bello tornare da dove si è partiti. Siamo partiti con il Museo Storico Aldo, che racchiude a Larino tutte le cose più belle della vita professionale di mio padre, e siamo andati avanti creando il premio, un premio che è diventato a caratura nazionale, con tantissimi eventi, tra cui questo del Molise, che è molto molto importante, perché sia per l'acquisizione dei crediti professionali, e di questo ringrazio l'Ordine dei giornalisti del Molise che molto solertemente ci ha aiutato e ha organizzato questa giornata per i crediti, ma insieme a questo abbiamo unito sia la formazione, quindi la visita del Museo Storico Aldo, per riuscire di più a capire quello che è stato il percorso giornalistico e quello che è stata la sua innovazione, e abbiamo unito anche, diciamo, un piccolo scoop, una piccola sorpresa, cioè quella di dare in anteprima un premio all'atleta molisano dell'anno. Non sveliamo chi è, perché lo sveleremo domani, e daremo anche proprio il premio fisico, quindi si capirà come abbiamo ragionato sul premio. E poi quello che hai detto è molto importante, una cosa su cui il premio punta tantissimo, ed è la formazione dei giovani. In questo caso stiamo facendo la formazione professionale per giornalisti, però noi abbiamo fatto anche altri eventi come Giovani e Gioca Sport, che ha messo insieme tante realtà di giovani, li abbiamo messi insieme, li abbiamo fatti giocare, li abbiamo fatto sentire dei racconti, letture di libri. Siamo riusciti a mettere insieme quello che vuole essere la cultura dello sport e il gioco dello sport, e cercare di vedere anche il gioco non sempre come livello agonistico, ma a partire dalla gioia del gioco e dalla formazione.